Salve a tutti, sono Drone Gamer e bentornati sul Detroit. Anzi, oggi è anche il penultimo episodio, con il prossimo le avventure dei nostri androidi finiscono. Ma l'episodio di oggi si svolgerà prevalentemente a bordo della nave Jericho. Sì, perché a quanto pare la polizia sta per arrivare, anche Connor, e la situazione prenderà una brutta piega molto in fretta. Quindi, buona visione! Aspetti! Dica! Vuole davvero continuare? Normalmente io sa, dovevo tipo recare. Sì. Dovremmo lasciare le cose come sono. Signorina, devo recare il video, l'assistente mi deve partire. Vuoi davvero continuare? Cioè, abbiamo recato 2 giorni fa, torniamo per finire il gioco e ci fanno queste domande. Assistente, vogliamo recare o vogliamo andare, che ne so, a Gardaland? Andiamo a Gardaland. Ok, andiamo avanti con l'episodio. Ma come desidera. Cos'è successo? Perché? Adesso mi ha messo ansia. Ok, siamo di nuovo. Oh, con loro, quindi attraversare il confine. Spaventatissimo. Assistente, sta facendo la scema con la testa appoggiata sulla scrivania. Stia buona, avanti su. Attenti, ah, posso guardare in giro. Ok, aspetta. Ciao, mi guarda che... No, mi ha sorriso, che carina, mi ucciderà nel sonno. Sì, probabilmente. E là dietro, boh, la bambina dorme tranquillamente. Lui non sa neanche cosa fare nella vita, ma vabbè, dettagli. Stanno facendo incursioni in tutta la città. Hanno cominciato a rastrellare gli androidi. Sono tutti tesi. Cucane! Fatti di ieri. Questa musica non va più. Andrà tutto bene. Finiamo la musica che è meglio. Ha detto la frase. Ci siamo quasi. Dopo la consegna di tutti gli androidi alle autorità, il paese si è improvvisamente fermato. Li hanno consegnati tutti? Le scuole sono chiuse. È vero, come fanno? Tutta la... Il lavoro si basava sugli androidi. Ma ciò che preoccupa maggiormente è la perdita di 2/3 del personale delle nostre forze armate. No. Mettiamo su un po' di musica. No, dai, avevo appena spento. Peraltro che macchine brutte nel futuro. Sembra la Multipla. Chi se la ricorda la Multipla? La Multipla è stata quella più grande, della Fiat. Il più grande errore esistente sul mondo. No, orrore. Aspetta, scusa, ti aiuto io, ciccia. Ecco qua. Ma ancora spesso è nata sta bambina, eh? Ti capisco, bambino, ti capisco. Anche l'assistente c'ha un po' di sonno. Ok, dove siamo? Un magazzino. Aspetti che due giorni che non gioco, devo ricordarmi. Trova Jerry. Siamo a Jericho? Ci ha portato a Jericho. Oh no, ci ha portato a Jericho prima che arrivi Connor. Più avanti su quella strada c'è un mercantile chiamato Jericho. Quando arrivate là cercate Marcus, vi aiuterà. L'ultimo autobus per il confine parte a mezzanotte. Dovete prenderlo. Sarete al sicuro di là. Non è molto. No. Ma è l'inizio. Ora abbiamo $60. Mio fratello vive in Ontario. Vi ho dato il suo indirizzo. Può nascondervi. Finché le cose no, ma non posso accettare i suoi soldi, dai. Sei una bambina molto coraggiosa, Alice. Meriti di essere felice. Qualcuno faccia un monumento a sta grazie donna. Di tutto, Rosa. È la Schindler's List degli androidi. E fate attenzione. Lui non ti abbraccia perché sei troppo grosso. Abbi cura di loro. Ha paura. No, hanno condiviso momenti che tu non ti immagini. Forza, ragazzi. Se notare come tira sulla bambina con... E tanto con un dito. Oh, okay. Un autobus ci aspetta. Dove è andata? Dove è Rosa? Ah, è già partita da laggiù, madonna, con che rapidità. È una macchina virtuale. No, è la macchina brutta più brutta. Modello Multipla tristezza. Ma dimmi te, stiamo per incontrare Marcus. È la prima volta che si incontrano realmente. Perché Kara ha incontrato Connor a distanza, diciamo. Peraltro adesso quindi il mondo è praticamente fermo, bloccato, non può far nulla. Tutto il lavoro è tornato agli umani. Era quello che volevano, no? Sì. Si sono lamentati tanto. Gli androidi ci rubano. Oh oh. Oh no. Oh no. Sei vestito da fighetto. No, dobbiamo rifare i graffiti, no. No, ti prego. Trova Jericho. Lo so già. Non mi fare mica rifare il lavoro, ti picchio male. È così che ha trovato anche lui la strada, giusto? Quando ha scansionato la memoria dell'androide. Oh no. Non dimmi che arriva mentre arrivano loro. Potrebbe essere un problema. Connor ormai è a un passo pendolo dall'instabilità, sta per diventare deviante. Il problema è che secondo me deve incontrare prima Marcus. Come Marcus ha il potere di toccarti e farti diventare un deviante. Non un deviato perché vuol dire che vai ai parchetti a far cosaccio. Ma vabbè, dettagli. Oh, senti, uno che ti tocca vuoi mettere. Si sono organizzati meglio? Hanno messo le luci elettroniche! Hanno messo le TV! Dove sono i miei barili infuocati? Le autorità prenderanno in consegna il vostro androide. Non trovate nessun caso a distruggere il vostro androide.
Il mondo veramente adesso ha più panico che altro di noi, eh. Guarda quanti! Bene, abbiamo reclutati parecchi in effetti, eh. Guarda gente che c'è. Poi è arrivata la polizia e ha aperto il fuoco. So che sono solo macchine, però sembrano... sono persone vere che oh, l'opinione pubblica con noi. A seguito della crisi degli androidi. Ok, forse aver manifestato tranquillamente dovrebbe aver giovato la nostra causa. Si sono ritirate, lasciando campo libero all'esercito russo. Ma secondo alcune fonti, anche le armate russe hanno optato per una incomprensibile ritirata. Tutto il mondo sta ritirando gli androidi probabilmente. Allora, aspetta che dobbiamo portare la bambina. Esplora Jericho, trova un posto caldo per Alice. Eccola. Cioè, credo sia tipo l'unica umana della struttura, eh. Mi conviene, fai finta di essere un robot. Ecco qua. Come ti senti? Ho caldo e freddo insieme. Aspetta, aveva l'influenza lei, è vero? Stai con lei. Vado a cercare questo Marcus. L'autobus parte tra due ore. Bisogna attraversare la città per arrivare al terminal. Oh, appena avremo i passaporti partiremo. Cara, ho qualcosa da dirti. Si tratta di Alice. Che ha? Ne parleremo sull'autobus. No, torno presto. Stai con Alice. Te l'ho detto che i tentacoli sono normali nelle bambine, Marcus. Fidati. Ma non è Marcus lui. Vabbè, e quello lì non è il detective, no? Oh no, è arrivato, ce l'ha fatta. La fighetta. Ora sono lui? Oh mio Dio, sono tutti qua. Sono tutti qua i personaggi adesso. È la prima volta che si incontrano. Ok, cara Ellie, non attirare l'attenzione, sì, ma il tuo obiettivo è trova il leader dei devianti, non attirare l'attenzione. Quindi non mettiti a ballare la Macarena all'improvviso. In teoria se seguo Cara, lei dovrebbe sapere dove è il deviante. Sì, dove è Marcus. Sto cominciando a parlare come Connor. Sei smarrito. Oh oh. Stai cercando qualcosa. Oh oh, lei lo sa. Stai cercando te stesso. Lei lo sa. Connor non si è reso conto di essere molto più umano di quando era partito per questa avventura. Il problema è che se la polizia trova sto posto e attacca, cioè viene fuori il massacro, cioè prova a fermarli stavolta. Buongiorno, salve, c'è il signor Marcos. Ciao, lo vedo un pochettino preoccupato, dalla faccia preoccupata e oh mio Dio sono il leader di una banda di imbecilli. Dovrebbe essere lui. Sei Marcos? Sono con una bambina e un androide. Un autobus per il confine parte in meno di due ore. Servono i passaporti. E buongiorno anche a te, a proposito. A Detroit c'è il coprifuoco. Ci sono soldati ovunque. Stanno portando gli androidi nei campi di smaltimento. Forse dovreste stare qui per un po'. Forse è vero. Siamo al sicuro finché le cose non si cambiano. Anche troppo. Non più. Uno dei nostri lavorava al Dipartimento di Stato. Ha dei passaporti elettronici che può contraffare. Vedrò di farteli avere. Oh, che gentilo. Grazie. Si è preso anche uno di lui che lavorava nelle cose statali. Sì, sì. Hai detto che c'è una bambina con te? La useremo come ostaggio. Gli umani ci odiano, sai? Perché la proteggi? Nessuna differenza. Che sia umana o androide non mi giusto. Interessa. Giusto. È qualcuno a cui tengo molto. Marcus, porco cane, dopo tutta la fatica per farti diventare un bravo metto, mi tenesci con queste affermazioni. Gli umani ci odiano. Ah, Connor. No, pensavo fosse Connor. Non mi faccia prendere caghi. È vestito uguale. Ok, ok. Credo che adesso partiremo con Connor che sarà dall'altra parte della scalinata. Vediamo in tre, io dovrei poter trovare Connor. Posso ancora fermarlo. C'ho i poteri della conoscenza. Alice. Che succede? Oh, scusa, buongiorno. Cosa? Le mie teorie sono vere. No. C'avevo ragione. C'avevo un leggero presentimento. Oh, no, 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 no. No. Vabbè, ma mangiava. Non hai mai visto mangiare, te l'avevo detto. Come l'abbiamo sempre saputo? È solo che non volevi ammetterlo.
voleva una mamma. E tu qualcuno di cui prenderti cura. No! Il padre non l'ha chiamata, non l'ha mai mandato gli spaghetti, non l'hai mai fatta mangiare. Non l'ha mangiato la sera. E forse meno bene adesso che sai che è una di noi. Ammetto, sapere che un androide mi ha cambiato la prospettiva. Io sospettavo da un po'. Bene, cara. Ti ama più di ogni altra cosa al mondo. È diventata la bambina che desideravi e tu la madre. Sì, ma non crescerà mai, sarà sempre una bambina. Dimenticare chi siamo per dare al prossimo ciò di cui ha bisogno. Quindi neanche lei si rende conto di essere un androide. Probabilmente. Ma è impossibile, cioè hai un'interfaccia in testa e cose e ti Ecco perché quando ti ricordi che c'era nel corso episodio il tizio da Rose che era tutto agitato, lei l'ha guardato e lui la lucina gli è diventata azzurra. Ammetto, mi è venuto uno strano sentore, ho detto secondo me lei potrebbe essere RA9, forse penso la bambina in qualche modo, che cacchio ne so, perché l'aveva tranquillizzato in maniera strana, quindi probabilmente si è interfacciata con lui e lui si è tranquillizzato. Quindi, ma no, ma povera. Ma io te lo dicevo che era strano che non aveva mangiato. Ha la febbre perché è progettata per avere la febbre. Quindi sta simulando l'influenza perché sta simulando di essere una bambina. No. Quindi il padre, perché la legnava allora? Probabilmente quando era con la moglie drogato deve essere morta la figlia o altro. Cara, qualcosa non va. Tacito sto pane. Ma perché? Abbraccio distante. Ma no, abbraccia, povera. Staremo insieme per sempre, vero cara? Per 197 anni circa dura le batterie, quindi sei a posto. Che botta che ha tirato su. Qui probabilmente rischiavi di perdere il contatto completamente con la ragazzina. Scusa, con la tostapane, volevo dire. Ma dai. È normale che lei ti chiedi per sempre, lei è progettata per questo. Ma no. Luther famiglia, di colpo. Anche il papà ora è confermato. Perché Luther si era legato alla bambina, quindi sarebbe dipeso probabilmente anche lui dalla tua scelta. Lui è ancora rimasto un po' distante fino adesso. Dov'è il traditore? Dov'è il traditore? No, adesso passiamo a Marcus, mi sa. Non si sono incazzati perché siamo fuggiti, no? Che è successo? Ci mancano biocomponenti e sangue blu. I feriti si spengono e non possiamo farci niente. Il presidente dice che siamo tutti una minaccia e per questo dobbiamo essere sterminati. Yay. Gli umani stanno setacciando tutte le grandi città per portare gli androidi nei campi e distruggerli. È un disastro. Ci stanno massacrando. La colpa è nostra. Se non fossimo intervenuti non sarebbe successo. Ma non è vero. Hai più adesso di quanto non avevate prima in ogni caso. Che siete tenuto giusto, rassegnato giusto. Non possiamo stare in silenzio mentre ci uccidono. Non c'è giustificazione per questo. Perché sempre al buio? Che senso ha essere liberi se siamo tutti morti? Allora, torna in catene, scusa. Che razza di discorso è? Arrabbiato, amarezza, rimorso, nessun rimpianto. Nessun rimpianto. Ci hanno reso schiavi, non rimpiango di essermi ribellato. Non dimentichiamo che è il vero nemico. Non combattiamo tra di noi. Ha ragione. Faremmo meglio a pensare a come muoverci. Marcus? Conviene anche a loro andarsene, onestamente. Confronto, dialogo, restare nascosti. Dialogo. Confronto mi sa di andiamo a prenderci a pugni e restare nascosti non combini niente perché era la prima Jericho. Il dialogo è l'unica via. Aie. Andrò di persona? E negozierò un'altra volta. Aia. Non farlo, Marcus. Ti uccideranno. Ci sposti i capelli e ci vedi meglio, sai, cara? Ma ci non è cara, provare. Cara è di sotto. Non si guarda, dai, è una battutaccia, lo so, chiedo scusa. Vai via. Bevo. Devi tornare. Siamo amici, ma non te lo dico. Ehi, bro. Devono sapere quanto dolore. C'ha quell'amore un po' omoerotico nascosto. Con le giuste parole, capiranno. Non è che stiamo per forza sacrificare Marcus? E tu? Qual è la tua scusa? Sei la mia amante adesso. Condividiamo i download. Triste, arrabbiato, riflessione. Si sono sempre ammazzati a vicenda per il colore della pelle o chissà quale questione religiosa. Non cambieranno. Hanno trovato solo un nuovo nemico. Sì, la violenza gli scorre nelle vene. È vero. Non possono fermarci adesso. Da quando sei arrivato ci hai dato speranza.
Sì, ma allora le bombe, le armi. Oggi è arrivato un deviante a Gerico e ha detto di aver rubato un camion carico di cobalto radioattivo. No, non farlo. Ha detto di averlo abbandonato in una via di Detroit, pronto a farlo esplodere. L'ho convinto a non farlo e a darmi il detonatore. Una bomba radiologica. Ma siete scemi. Non possiamo perdere, Marcus. Se gli umani vincono, gli androidi spariranno per sempre. Ma morite lo stesso. Potrebbe essere la nostra ultima chance. Sì, se li bombardi, allora lì è finita. No, ma muoiono lo stesso. Prendi o rifiuta. Beh, che vuol dire prendi o rifiuta? Che se lo prendi... Lo prendo io in ogni caso, ma non vuol dire che lo uso. Sono morti lo stesso. Allora no, non mi fido di lei minimamente, che lei preme il pulsante. Comunque lo prendo io. Poi non sarò obbligato a utilizzare. Non premo pulsanti, vieti, prendo. Lo tengo io, te sei scema nel cervello. Spero di non doverlo usare. Ok. North non si fa problemi. Qualunque cosa accada. Percorso sbloccato ancora. Voglio solo che tu sappia che è stato bello. Quella partita briscola che abbiamo fatto me la ricorderò finché campo. Quindi per loro questo è sesso? È una cosa vietata? Dobbiamo mettere una musichetta strana? Pa-ra-pa-ra-pa. Bacia o non baciare? Minchia! No, volevo dire. Dobbiamo stare vicini. Ma funziona anche per loro? Cosa? Non lo so. Beh, tecnicamente hanno liquidi e altre cose in bocca. No, è stato strano. Solo che lì non ti passi malattie venere, ma tutta la cartella porno che avevi nascosto nell'hard disk. Raggiungo gli altri. Però copiate gli umani, giudicate gli umani, però copiate gli atteggiamenti degli umani. Ho cura di te. Amore. Non voglio perderti. No, ma non hanno capito che si fanno esplodere Detroit. Comunque sono della merda. In ogni caso sì, ma li cacciano di brutto. Ma no, ma se uccidi gli umani non hai più i biocomponenti. Ah, peraltro è vero, chi li crea? È vero. È come gli zombie che sterminano la razza umana, poi saranno tutti zombie e quindi muoiono. Ma lo zombie non ci arriva. Vabbè, ho capito che sono... Ciao! Ciao! Che carino che è. No, non andare da... Stavo appena dicendo, non andare da Amanda. Sfiducia. Sei riuscito a trovare Jericho e anche il loro leader. Oh no. Di Marcus. No. Vivo. Perché l'hai contattata? È il suo lavoro. Ma che... Okay, ma... Perché fai video, Lon? Perché la povertà non mi piace. Ecco, neanche lui. Oh, ferma Marcus, pistola. Perché mi devi picchiare? Non la sto picchiando, la sto allontanando. Ho bisogno di catturarti. Ho bisogno di catturarti. Ok, chi muore per primo? Ma non esiterò a sparare se non mi dai altra scelta. Sfida, coraggio e minaccia. Ragiona. Che stai facendo? Aia. Tu sei uno di noi. È vero. Non puoi tradire la tua gente. Okay. Oh, giusto. Intimidisci o istruzioni. Istruzioni. Tu vieni con me. Convinci, persuadi o ti conosco. Ti conosco. Sei Connor, vero? Come fai a saperlo? Il famoso cacciatore di devianti. Con che faccia? Beh, poi? Congratulazioni. Sei riuscito a trovare quello che stavi cercando. Yay! Convinci, persuadi o la nostra causa. Lo possiamo convincere. Per loro non sei niente. È vero. Sono uno strumento che usano a loro vantaggio. Ma sei più di questo. Ok. Siamo tutti più di questo. Ce la può fare Marco, secondo me. Stai indietro col provvedimento, basta non dire niente. Non dire niente. Installa dubbio, domande o libri. Ah, instilla dubbio. Installalo. Hai di avere dei dubbi. Sì che ce li ha. E non come? Hai mai fatto niente di irrazionale. Come se spinto da qualcosa. Guardalo che carino, sotto qualcosa oltre il tuo programma. Non hai mai spinto una vecchietta sotto un autobus per il puro piacere? Domande o unisciti a noi? Unisciti a noi. È un po' forzata. Lo so. Sei uno di noi. Ascolta la tua coscienza. Ma lui vorrebbe... A te la scelta. No. Oh oh.
Torno da Hank. Diventa un deviante sbloccato, rimani una macchina. Che dice, assistente? Allora, c'ho un attimino un dubbio esistenziale. Corre il tempo! È a tempo! È a tempo! Oh mio Dio! Avevo già il dito sul pulsante. Ma vai a far pepero! Avevo già il dito sul pulsante. Ferma, Marcus. Ok. Spago foratuto! Spago bottiglia, ammazzo devianza. No, aspetta, al contrario. Oh mio Dio, cercando di ribellarsi a tutti i comandi che gli dicono di fermare Marcus. Ok, butto giù tutti i comandi. Il problema è che ce la faranno pagare tantissimo, perché siamo ancora collegati al mainframe noi altri. Ho un brutto presentimento. Ok, oh oh. Metti giù la pistola, Connor. Ce l'ha fatta. A posto. Sono un deviante, perfetto. Ok, Amanda se la potrebbe essere presa giusto un attimino. Attaccheranno Jericho. Cosa? Oh oh. Prendi orecchio se più gusto. Dobbiamo andarcene. Merda. Come si è alleato in fretta? Il cambiamento di prospettiva. Non dimmi che adesso andiamo contro Hank. Oh no, è vero. Oh oh. Che succede, cara? Presto, dobbiamo andarcene. Oh no, 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 la situazione si è complicata anche troppo. Via, via, via. Ok, ce la possiamo fare. Cosa fare? Guarda lo stronzo di Perkins. Io sono Perkins. Io sono Batman. No, no, Batman è in trappola. Che bastardo! È che non ti ha sfondato abbastanza la faccia. Presto, cara! Arrivano! Ui, 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 ui! Porca di quella porca! Vai, 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 vai. Seguimi! Ok, ok, ok. Un attimo, che i comandi e le telecamere di sto gioco sono da denuncia! Non vedo una ciolla di niente. Non vedo una ciolla di niente. Corri! Lo so, ma con la telecamera così. Veloce. Ragazzina! Sei androfila, voglio dire. Corri di più, non devi essere anche ciò altro. Dovresti raggiungere un livello di consapevolezza tale ormai. Non ce l'ha quel livello. Lui pensa di essere una bambina. Ok, ok. Dove vado? Lo dico anche noi. Tizio, io. No, dov'è? Oh, Luther! Arrivano da ogni parte. I nostri sono nella stiva, li massacreranno. Oh oh. Messaggio: Simon, io sono contro di far saltare Jericho. Vabbè. Vogliamo far saltare l'intera nave. Ha detto: i nostri sono nella stiva. Ok, avvisiamo gli altri magari. Ci sono usciti al secondo e terzo ponte. Trovatele e saltate nel fiume. Ok. Simon e Josh dove sono? No, ho capito, sbagliato tasto. Non c'è modo di evitarli. Dobbiamo scappare, non possiamo fare altro. Simon e Josh? Dov'è Simon e Josh? Non lo so, ci siamo divisi. Non c'è più scelta, deduco, ok. Dobbiamo far saltare Jericho. Se la nave affonda dovranno evacuare e potremo fuggire. È una follia. Gli esplosivi sono in fondo alla stiva e ci sono soldati ovunque. Ha ragione. Sanno chi sei, ti prenderanno comunque. Ma non sanno di te? Aiuta gli altri, io vi raggiungerò. Marcus, non ci vorrà molto. Ah, mandalo, sa, giusto. No, dicono sanno di Connor, ma... Cosa c'è? Cos'è quella roba? Levatevi. Devo scendere al piano di sotto, probabilmente. Ok. Qui là. No, tizia! Tizia col capelli strani. No. Questa è la fine di Jericho. Ma va, non mi ero accorto. Salva la nostra gente, Marcus. Salva la C-Leader, salva il mondo. Ce l'ho. Non so dove siano gli altri due, però. Oh, vabbè, siamo arrivati giù comunque. Brutto punto. Brutto punto. Che faccio? Vieni, vieni. Ah, il tizio ci ha parato i colpi, bravo tizio. Che causano problemi. Sparate. Affermativo, chiaro. Servirebbe una delle loro tutte, cacchio. Se ci travestissimo da loro saremmo a posto. Non mi far party stealth che mi cacco tutto, eh. Vai, Hitman dei poveri. O dei troppo droghi. Tardi, cara. Mettiti in salvo. Salva Eric. Ma sei scemo. Giusto, caro. Ragazzi, intanto che parlavate potevate aiutarlo. Scelta. Aiuta Luther, proteggi Eric. Ma col cazzo aiuta Luther, poverino, dai. David, siamo una famiglia, porca trota. Vai, 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 vai. Ah, ok. Datemi il potere della X! Datemi il potere della X! X. Aspetti, vedi che scambi la notato. Chiudi la boccola lì! Non muoverti! Ok, grazie signorina che ci ha fatto da scudo. Non puoi mettere Alice in pericolo. Ora andate prima che tornino. E tu? Cosa farai? Me la caverò. Alice è ciò che conta.
Non voglio lasciarti, Luther. Non temere. Vi raggiungerò al confine, ok? Buono. Ora andate, abbiate cura di voi. E anche Simon ce l'ha fatta uscire da un cazzo di grattacielo. Sì, ma era sul grattacielo, questo qua sta per esplodere, sto coso. Ah, già, piccolo dettaglio, è vero, mi ero dimenticato di quel piccolo dettaglio del... Nasconditi, mi nascondo tutto. Ah, ok, ok. Grande idea, se arrivati a Jericho, eh. Non abbiamo neanche i documenti per andarcene. Ah, un'altra donna, ok, apri, non ho capito. Io ci ho seduto e stavo ragionando. Wow. No, i quick time adesso, stronzo. Qui là, buono secondo. Qui. Mi date una mano, cortesemente, nessuno. Cadi quella iper porca. Riesci a prendere una tuta così? No, gli spari? Ha fatto tutto il gioco. Stai bene, cara? Hanno un tutino protettivo, è loro. Un antiproiettile. Ma il sangue l'ho visto io. Era sangue antiproiettile, ok? Seguitemi. Minchia, sono ciechi però sti cosi, Ti tizi. Ok. Marcus, sei una tuta se vuoi adesso. Sì. Se non ti dispiace un po' di sangue qua e là. Il sangue lo voglio blu. Ok, vai. Vai. Piano. Wimawe. Occhio. Aspetta, aspetta. Gioco! Mi ha legato per un secondo. Trovate il loro capo. Di quelli per porca si era anche bloccato. No, perché si. Non ucciderci. Qui. No, dobbiamo aiutare. Intervieni, porco cane. Vai. Ok. Ce la possiamo fare. Salviamo quanta più gente possibile almeno. Cacchio. Con quante legnate, peraltro, eh. E ricordare che loro non si stancano. Andate, forza, andate. Mi fare come Hitman, ti avvicini. Il quadro si tiro. Ho 15 secondi per arrampicati, vediamo. Ok, non mi hanno pigliato. Credevo che avrebbe fatto l'azione in cui decide cosa fare. E poi ti dice, che due palle. Aspetta, devo dargli una mano a quei tizi. Posso dargli una mano? Sì. Aspetta, strappa. Ok. Perché le milioni di scelte mi dà. Uia! Vieni il caschetto! E Marcus, andate! Raggiungete gli altri! Faccio bene il autografo mentre esplode la nave! Ok, androidi salvati! Mio Dio, 5 secondi di pace nella vita di suo povero androide! Tanto perché io non ho una mappina più utile, ok? C'è qualcun altro? Josh! Intervieni, cacchio! Ui! Aspetta! Buono signore, porti pazienza! Lo faccio per il bene! Aia! Tizi, siamo in due, Josh, vuoi darmi una manina? Presto, di qua! Trova notte, okay. Vi raggiungo dopo. Josh mi ama, mi lova tantissimo. Sono seta. Ok. Non dirlo. Se mi scivola la bambina la picchio male. Oh, ma siete bastardi. Fingi morte, corri, arrenditi. Fingi morte. Non muovo neanche il controller. Difendi Alice, non muoverti. Non muoverti. Lo intendo, fermo anche il controller. Mi ricorda troppo come si chiamava? Assistente, mi quello con i mostri. Sì, ok, sì. Until Dawn. Until Dawn, la farfalla. Sì, ma si sta palesemente muovendo. Avanti, andiamocene. Ok. Ci siamo salvati? Ok. La tecnica del procione funziona. Mio nonno si è salvato così in seconda guerra mondiale. Era uno dei pochi sopravvissuti. È finito in una cosa piena di cadaveri dei compagni. Stanno arrivando i tedeschi. Si è buttato sotto, si è finto morto. È rimasto lì per 3 ore. 3 ore in mezzo ai cadaveri dei compagni. Stavano stigando di fuggire perché ormai i tedeschi li avevano pigliati quasi tutti. Oh! Oh, ma dai, ci... Che faccio? Connor, arriva tu! Dai, buono, un secondo, ho picchiato tutti i tuoi colleghi. Aspetta, oh, ho sbagliato per un secondo. Stavo facendo il coglione, voglio essere onesto, aspetta. Adesso, ma siete bastardi. Ho sbagliato tanto di nuovo, aspetta. Mi sto facendo prendere panico. Calmati. Ok.
Ahia. Ok, resta l'altro tizio. Premi quel fottuto pulsante, Marcus. O vuoi rimanere lì? No, guardiamo un altro po'. Attiva. E fa culo, attiva, cacchio. Ora avrai il tempo per uscire e basta. Ora è, trova la strada. Prega Dio prima che la bomba esploda. Sì, più o meno questo. North, veloce. La bomba esploderà a momenti, dobbiamo andare. Ok. E porca di quella porca. E ora salta. Corri, Marco sulla giuppa, para. Schiva i proiettili du. Ah, pensiamo blu. E porco cane. North. Troppo tardi, Marcus. Non possiamo fare più niente per... Me la dà. Non... salva, no. Ma certo che la salvo, è l'unica che me la dà. Vai. Ui. Ok. Ui. Buono. Aspetta. I tasti li mettono in culolandia. Ok. Ammetto che sono stato zitto perché sto facendo boiate parlando. Forza. E quindi mi sto cacando. Oh, qualcuno si è ricordato che poteva fornire fuoco di copertura. Grazie ragazzi, grazie Connor. Non ci fossi tu. Non l'aveva messa, quella X era bruttissima. Quella X era bruttissima. Ho premuto, credo di aver premuto il tasto sbagliato. E basta. Ma voi là dietro che cazzo fate? Via, forza. Connor, come c'è Connor che con quella specie di cappuccetto lì mi ricorda Michael Scofield di Prison Break, è uguale. Si è salvato, te l'ho detto, ci ha mentito. Ah, cosa, Luther? Perkins, buongiorno. Giornata di merda, eh. Nella stiva. La nave affonda. Ordina l'evacuazione. A tutte le unità, abbandonare la nave, evacuazione immediata. Se la nave affonda, lui sopravvive comunque, non ha bisogno di ossigeno. Sì, però. Tecnicamente lui in una camera stagna, appena apre, gli si riempie d'acqua, esce, bella che è finita lì. Tecnicamente sono tutti vivi, non si sa come. Il DeLong Gamer si è caccato, appoggia il controller e beve acqua. Aspetta, ora abbiamo tutti. Ah, madonna, abbiamo quelli di tutti e tre. Adesso si sparano di nuovo. Uno di noi, okay. Uno di noi. E adesso è uno di noi. Basta. Posto assistente, ha finito il psicofarma, ci vedo. E vabbè, quanti punti ho sbloccato? Tanto l'hai detto anche io. Simon, Josh, North e Connor, tutti. Tutti abbiamo salvato in teoria. Tanto l'hai detto anche nei video che io mi drogo con la zucchero. Ma è vero. Proprio vedo lì che si sniffa lo zucchero bianco. Ah, zucchero. Chi è morto? Buongiorno. Va a trovare papà. Ah, il vecchio. Spero che gli abbiano fatto una tomba decente. Beh, con tutti i soldi. Ah, perché dice c'è quel bastardo del figlio. Sì. No, ma a quell'età hai già lasciato direttive. Carl Manfred, che 1900. Bella. Bella così, buono. Molto spartana. Tipo monolite nero. Non è nero, ma vabbè, dai. Sincero, ti stai rammaricato, riflessivo. Rammaricato, perché secondo me lui dispiacerebbe. Dicevi sempre che nella vita bisogna fare delle scelte. Se avessi scelto di difendermi da Leo, forse ora tu saresti ancora vivo. Forse sarebbe tutto diverso. Sicuro Leo sarebbe morto. O forse tutto questo doveva comunque succedere. Ah, dubbioso o no? Direi depresso perché lo vedo tutto triste, tutto ma porca di quella porca. Non so davvero che fare. Non esiste un'opzione migliore. Ogni mia decisione sfocerebbe nel sangue. Ciao, sono la lapide di Carl Manfred. Consiglio, decisione importante o arrabbiato? Un consiglio. Che cosa dovrei fare, Carl? Ci uccideranno. Non voglio rispondere con la violenza, ma che alternative abbiamo? Bombati la tipa! Disperato, commosso o perso? Commosso. Mi manchi, Carl. Padre, ma mi manchi così tanto. La sua vita era perfetta, tra virgolette, a parte sì. Quel testa di minchia di Leo. Non sono un androide. È lui! È Leo! Oh, porco cacchio! Si è caccato un attimino, secondo me, eh. Si è caccato tanto un attimino, Leo. Non l'avrei mai detto che l'avremmo ritrovato sulla tomba del padre. Nemmeno io. Probabilmente l'avresti ucciso e ci sarebbero state due tombe. Oh, guarda, la chiesa di Final Fantasy VII. Dov'è Ares? Dove sono è i fiori? È morta. Spoiler, alert. Scusa. Buone, nel primo CD sono quattro. Ma le sue anime le trovi lo stesso. Ma basta!
Così ti fanno soffrire. Cosa fa gli spoiler 20 anni dopo che è uscito il gioco? Sì, perché lo stanno per rifare, non uscirà mai, ma almeno sente. Ti ho fatto spoiler. Sente, ci sono momenti seri, eh. Questo è un canale serio dove non si fanno battute, cortesemente. Quindi un po' di rispetto per i giochi. Sephiroth è figo. Spoiler! Ecco, vedete, quando non prende zucchero non ragiona più. Ah, abbiamo ancora la bomba come ultima chance. Ciccio, puoi spegnere il telecomandino della bomba? Perché se ti ci appoggi... Romani! Ah no, scusate, non siamo... Androidi! Androidi di terra e di mare! Che di terra di mare? Vabbè, con Mussolini faceva così. A lei è venuto in mente i romani, mi è venuto in mente Mussolini. Allora, vediamo un po'. Ciao, Simon! Quella sulla sua faccia, Simon, tu solamente sei vivo perché ho sbagliato a fare una cosa con Connor, quando eravamo alla cosa della... No, del alla faccia che è di un fermo immagine assurdo. Contano tutti su di te, Marcus. Yay! Sei l'unico che può guidarci. No, che ha voglia di guidarci, è differente. Ovunque tu andrai, ti seguiremo. Cioè, pensa che devi andare in bagno e tutti che ti arrivano lì. Cioè, il popolo di Roma ti seguirà pure in bagno. Cos'è? Lui è mezzo provato dall'esperienza, è la mia impressione. Chi? Marcus. Cavolo. Marcus non si aspettava una roba del genere, lui gli piaceva andare a prendere i colori, farsi picchiare durante le manifestazioni pubbliche. Ma non stava bene. Attivare i canarini finti. Decidi il destino di Connor. Vedi chi c'è qua? Connor, ragazzo no, laggiù. No, che non vedo chi sei. Ah, è North. Vabbè, è tutto buio buio. Poi sei proprio cieco cieco, Situazione sopravvissuti, ferita o campi. Ferita. Come sono messi i tuoi sistemi? Sta bene. Che modo cattivo per chiedere. Non hanno colpito i biocomponenti. Windows XP sta benissimo. Hai rischiato la vita per salvarmi, Marcus. Dovresti pensare alla nostra gente prima. Sei l'unica che me la dà, quindi. Non vogliono correre rischi con noi devianti. Ci radunano per portarci nei campi di smaltimento. Per distruggerci. Tra qualche ora saremo rimasti solamente noi. Quanti di noi sono sopravvissuti? La metà? Un centinaio? Boia! Erano tanti di più. Se contiamo quelli ancora nascosti. Se non avessi innescato la bomba saremmo morti. Tra poco sarà tutto finito. Avremo cambiato il mondo o il mondo ci distruggerà. O entrambe le cose? Sì. Devi fare la tua scelta, Marcus. Ma che scatolo, sempre tutto io. E qualunque essa sia. Noi ti seguiamo. Sì, ma non cambia nulla, non è che si fa. Ah, facciamo esplodere una città. Oh, buongiorno. Ci sono rimasto male anch'io. Che dichiarazione forte. E dai. No, ma non in pubblico. Coprite. Cosa fai con quella manina? Metti via la manina che ci stanno guardando. Coprite gli occhi ai bambini. È un po' come nel 1700 quando vedevi la caviglia di una donna, eri tutto. Oh mio Dio. Ho visto una donna in nuda praticamente. Da quando è successa sta 1700. Roba? 1700. Ah, ok, perché adesso vanno in giro in mutande. Appunto, no, dicevo 1700, la gente si eccitava con poco. E più su di così, North, porca di quella porca. Oddio, già ti ha appena detto ti amo. E se tu gli dici no, preferivo essere solo amici. Amici, ci scambiamo le email e i cosi su Twitter. Pensavo foste al sicuro con noi. Mi dispiace. Sbagliavo. Dovete lasciare la città finché potete. Portare via Alice è tutto ciò che conta. Prendiamo l'ultimo autobus. Forse possiamo ancora superare il confine. Gli ha fatto gli documenti lo stesso? Sì, ma come glieli stampi? Cosa c'è il culo a posto di cacare e ci escono i fogli a 4? Salvaci tutti. Che cazzo. Scusi, posso avere un altro che centinaio di chili di responsabilità da addosso, grazie. Aspetta, arrivano, tranquillo. No, mi ricordo come su Scrubs. Una tonnellata di mattoni per il dottor... Come si chiama? Dorian, e gli è arrivato dei mattoni. Ah, mi manca, Scrub erano bei tempi. Le prime stagioni, ovviamente, mi mancano di Scrub. L'ultima fa cagare. No, non subito lo conno. Aspetta. Dov'è? Laggiù. No, le prime 4 sicuro, anche la quinta non era male. Poi mi ha perso, ci sono cresciuto con Scrub, dai. Perché ti regalo la statuina voodoo? I'm not Superman. Senza di te sarei morto. Bravo, sono 100 euro, E non avrei mai visto la nostra gente libera. E felice come una farfalla. Abbiamo avuto le nostre divergenze, ma... Divergenze? Lottiamo per gli stessi ideali. No, mi ha dato quasi sempre ragione lui.
Qualunque tua decisione, io ti seguirò. La appoggerò, Marcus. Connor! Beh, se non era per lui col cacchio che vi salvavate, È colpa mia. Gli umani sono riusciti a trovare Jericho. Che stupido. Mi hanno usato, dovevo saperlo. È che non lo riconosco con quel cavolo di berretto lì. Se decidessi di non fidarti, capirei. Indulgente o spietato? Indulgente, dai, per me. Sei uno di noi ora. Ormai. Il tuo posto è con la tua gente. Ci sono migliaia di androidi nell'impianto della Cyberlife. No. Se li svegliassimo, si unirebbero a noi e saremmo molti di più. Intendi infiltrarti nella Cyberlife Tower? Avrà un po' di sicurezza, ma giusto un po', eh? Colore, è un suicidio. Morti per morti, però. Si fidano di me. Mi lasceranno entrare. Se qualcuno può infiltrarsi alla Cyberlife, sono io. Se provi a entrare, ti uccideranno. La probabilità è alta. Ma a livello statistico c'è sempre la possibilità che le cose non vadano come previsto. Questo è vero. Stai attento. Torniamo a casa da Hank, ti prego. No, povero Hank, in effetti. Ma forse gli vuole bene ancora. Perché io sono più preoccupata per Hank. Avevo trovato un amico. Avevo un amico in lui. E c'è cane adesso. Allora, è il momento di parlare al popolo. Gli umani hanno deciso di distruggerci. Hanno portato la nostra gente nei loro campi per eliminarci. È il momento di decidere. Votiamo Trump oppure... Di compiere una scelta che determinerà il futuro della nostra gente. Oddio. Oh, allora. Opinione pubblica è solidale, quindi non facciamo azzate. Marcia pacificamente sui campi per persuadere le autorità o assalta i campi per liberare gli androidi. Rivoluzione. Io andrei di manifestazione, perché qua la gente si è ingazzata solo perché gli ho detto: ciao, sono un androide, vorrei essere libero, come stai? E loro hanno detto: buongiorno, ti sparo in faccia. Anzi no, scusa, hanno detto: ti sparo in faccia, poi buongiorno. Lo so. So che siete arrabbiati. So che volete reagire. Ma vi assicuro che la violenza non è la risposta. Vogliamo giustizia e pace, e glielo faremo capire. Nord sarà incazzato, ovviamente, ma guarda un po'. Se hanno un briciolo di umanità, ci ascolteranno. Non ce l'hanno l'umanità. Altrimenti, altri prenderanno il nostro posto in questa battaglia. Siete pronti a seguirmi? Sì! Mica varia un impegno, cioè, quando andava a prendere il parone in ufficio, torno fra 20 minuti. Oppure aspettarmi, magari. Io sinceramente sarei scappata con Connor. Io voglio andare da Hank. Hank sarà lì a ubriacarsi col cane. Il cane sarà più ubriaco del padrone. Ammetto che... No, devono farci rincontrare Hank. La notte dell'anima. Che vuol dire la notte dell'anima? Marcus decide di protestare per la sua gente della sera. E gli dice: no, non mi va bene. Alle 6 di questa mattina è stato indetto un coprifuoco nazionale. Tutti i movimenti dei civili saranno monitorati. Il diritto di assemblea è sospeso. Vuoi togliere qualche altro Tutte diritto? Le comunicazioni elettroniche sono limitate e ho conferito pieni poteri alle nostre agenzie di sicurezza nazionale. Ok. Oltre a questi provvedimenti, tutti gli androidi devono essere consegnati alle autorità con effetto immediato. Dei campi per androidi sono stati dislocati nelle maggiori città per contenerli e distruggerli. Ora io chiedo a tutti quanti i civili di collaborare con le autorità competenti e vi assicuro che stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per garantire la sicurezza della nostra nazione. Per favore! Leader di avianti, furto preoccupante. Guarda le domande, guarda le domande. La Cyberlife, ci vuole sulla Cyberlife. Presidente, vai avanti. Presidente! Vita intelligente. Gli androidi potrebbero essere una nuova forma di vita intelligente. Cercavo qualcosa che fosse a favore. È una cosa ridicola. Prossima domanda, prego. Scusi, qui, grazie. Quanti violazioni. Scusi. Assalto a Jericho. Opinione pubblica. Presidente Warren,
Pare che l'opinione pubblica sia ok, la voglio mettere in crisi la stronza. Soprattutto da quando hanno adottato un approccio pacifico. Lei cosa ne pensa in merito? L'opinione pubblica è una cosa, la sicurezza dello Stato è un'altra. Te non ti rieleggono? Questi devianti sono pericolosi e la mia massima priorità è proteggere il popolo americano. Presidente! Ok, violazione. Campi di smaltimento. Questi campi rievocano ricordi scomodi. Ah, perfetto, giusta. È un'assurdità, non esiste alcun tipo di legame. Gli androidi non sono esseri viventi. Ma come lo stiamo sai? Soltanto distruggendo delle macchine difettose. Scusi, presidente! C'è anche la Cyberlife. C'era la Cyberlife? Sì. Un po' dei pianti. Scusi, Cyberlife! Cosa succederà alla Cyberlife? È vero, cioè la Cyberlife è chiusa, ormai è finita. Stiamo collaborando a stretto contatto con la Cyberlife per neutralizzare i devianti. Non rilascerò commenti su nient'altro finché non ci saremo occupati della questione degli androidi. Ok. Per favore! Ci sono ancora domande? Mi fa ancora girare l'assalto Jericho. Vediamo un po'. Che cosa può dirci dell'assalto effettuato la notte scorsa? L'FBI ha assaltato un mercantile abbandonato a Detroit alle 23:45 di ieri. Diverse migliaia di androidi sono stati distrutti o catturati. Le nostre forze stanno setacciando le strade per assicurarsi che nessuno sfugga. Vi garantisco che li troveremo tutti quanti e li distruggeremo. Hi Hitler. Vi ringrazio. Per ora è tutto. Dimmi che l'opinione pubblica dovrebbe forse tranne giovamento. Non hai avuto influenza, credo. Lo scopriremo tra poco. Oh no. Cioè, scusa, hanno un intero ponte? Ok, e ora si entra alla Cyberlife col buon Connor. Con la divisina Connor, carina. Modello 313-248-317. Sono atteso. Ok, anche il piccolo Connor si è unito alla banda degli Allegri Devianti. Però, come potete vedere, la polizia e il governo ci stanno andando pesantemente, stanno trucidando tutti i devianti. Quindi l'unica speranza è che Connor riesca a entrare alla Cyberlife, converta quanti più devianti possibili e riesca anche a uscirne vivo, non sarebbe male. Ma sono cose che scopriremo nel prossimo ultimo episodio, perché per questo è tutto. Lasciate un bel mi piace, continuare la serie, condividete, se vi fa crescere. E noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!